Questo è un momento molto particolare nella storia del nostro Servizio Sanitario Nazionale, un momento in cui si sente la necessità di integrare maggiormente i rapporti esistenti tra le strutture ospedaliere e le strutture territoriali. E quindi tutti quei pazienti con malattie cardiovascolari che escono dopo un episodio di cura presso una struttura ospedaliera, per esempio a seguito di una sindrome coronarica acuta o a seguito di un episodio di insufficienza cardiaca congestizia, devono trovare a livello delle strutture territoriali una continuità di assistenza che gli garantisca una riduzione sostanziale del rischio di ulteriori recidive, quindi di ulteriori ricoveri. Ora, le scelte che sono state fatte in diverse regioni sono scelte volte a potenziare ed integrare maggiormente il lavoro delle strutture territoriali con quello dell'ospedale. Abbiamo diverse armi a nostra disposizione, una tra queste sono la creazione di percorsi dedicati di assistenza, di diagnosi e terapia per le malattie cardiovascolari, in particolare per la prevenzione secondaria della malattia coronarica e quindi per tutti quei pazienti che escono dall'ospedale dopo un infarto o dopo una procedura di rivascolarizzazione, e dall'altra parte per l'insufficienza cardiaca congestizia, che è l'epidemia del terzo millennio. Le necessità sono diverse, vanno dall'ottimizzazione delle scelte terapeutiche, quindi di terapia farmacologica, a un'ottimizzazione di quelli che sono i meccanismi di assistenza e di sostegno all'aderenza terapeutica. Sappiamo che l'aderenza alle prescrizioni è uno dei problemi fondamentali. Molti pazienti interrompono i trattamenti senza motivi reali per tutta una serie di difficoltà di ordine personale, sociale, assistenziale più generale. Bene, per questi pazienti le strutture del territorio dovrebbero garantire una forma di sostegno a più a lungo nel tempo, facendo perno eventualmente sulla collaborazione con le strutture ospedaliere. Le strutture ospedaliere possono garantire quelle prestazioni ambulatoriali di maggior impegno per quei pazienti con patologia più complessa e con rischio maggiore, ottimizzando le scelte terapeutiche. Ora, per quanto riguarda le sindromi coronariche acute, che sono un grande tema, ogni anno in Italia ci sono oltre 100.000 infarti, oltre 100.000 episodi di ricovero per infarto miocardico acuto, sono pazienti che hanno un'elevata mortalità e morbilità cardiovascolare dopo l'episodio di ricovero. Vi ricordo che la mortalità nei primi 30 giorni dopo un episodio di ricovero supera l'8% su tutto il territorio nazionale, quindi parliamo tra una delle patologie di maggiore gravità che si possono incontrare. Per questi pazienti è necessaria una terapia farmacologica integrata, ci sono degli interventi ineludibili, quali il trattamento antiaggregante, la doppia antiaggregazione, il trattamento ipolipemizzante con farmaci che riducono la colesterolemia, in particolare il colesterolo LDL, e tutta una serie di altri trattamenti, tra cui i beta bloccanti. Questi trattamenti vanno continuati nel tempo e il paziente deve essere sostenuto nello sforzo di aderire effettivamente alle prescrizioni. Solo in questo modo si potrà ridurre la morbilità e la mortalità per malattie cardiovascolari, in particolare per infarto miocardico. Nella nostra esperienza, ambulatori territoriali integrati con ambulatori ospedalieri sono in grado di dare una risposta, sono in grado di fornire assistenza, di garantire un'integrazione ricorrendo alle ultime, evidenze scientifiche con i farmaci a maggior impatto, soprattutto i farmaci per il trattamento della dislipidemia, dell'ipercolesterolemia dopo sindrome coronarica acuta, tra i quali spicca per le evidenze l'ezetimibe, che di recente è stata introdotta come farmaco ipolipemizzante in combinazione con le statine. L'utilizzazione della combinazione di statine ed ezetimibe può garantire il raggiungimento degli obiettivi terapeutici raccomandati nelle linee guida e ridurre la mortalità cardiovascolare nel medio e lungo periodo.